Cupola sole, goccia a goccia qua in giù, goccia a goccia. Bel applauso, chiudete l'ombrello, tanto ha smesso di piovere. E allora, come si fa che ci riportano qui? No, ci portano qui, ma da quando sei iniziato, non so quando è passato, c'è sempre queste cose qua, le belle statuine. Sì, cioè, dobbiamo parlarne, perché dobbiamo parlarne il limite di certe trasmissioni sforzo, dove si parla sempre di... Dicevo che il limite di certe trasmissioni televisive dove si parla sempre di cibo, si fa vedere quanto sono mirabolanti le evoluzioni dei vari cuochi, non trasmettono mai la fatica che c'è dietro il lavoro. Tutte star, esatto. Poi però nessuno parla della fatica che fa il produttore, soprattutto i produttori biologici, e dopo quando arriverà Stefano Gonnelli a parlarvi del biodistretto si capirà meglio. Farà un lungo viaggio Stefano, chissà dov'è. Ciao Stefano, cioè proprio là. Bene. E queste qui sono due aziende della Valdera. Quindi facciamo un piccolo recap. Allora, noi stiamo parlando di Slow Food. Slow Food, di Slow Food, del biodistretto, un'associazione nazionale, internazionale. Siamo in 150 paesi del mondo. La cosa fondamentale è che è un'associazione italiana che si è poi diffusa in tutto il mondo, quindi la vedevo difficile, il valore aggiunto la vedevo dura un'associazione di Bruxelles che esportava le French fries, difficile, insomma. La biodiversità che abbiamo in Italia non c'è nel resto del mondo, o di Londra con le stick, no, poi difficile. Cioè, non è che no? E lo small noi broad facciamo svedese, parte noi di Slow Food Valdera facciamo parte del biodistretto della Valdera, che è un'associazione all'interno. È un'associazione che racchiude numerose aziende biologiche della Valdera, della Valdera ovviamente, ma anche trasformatori, cittadini, enti e associazioni come la nostra. E questi prodotti che io ho portato qui sono facilmente acquistabili attraverso un'app. Anche noi ci siamo modernizzati e quindi usufruiamo però di un'app che esiste già, che è una, si chiama L'Alveare che dice sì. È un'app che è nata in Francia grazie a tre ragazzi parigini intorno ai primi anni 2010-2011. Si è molto diffusa in tutta Europa e ora sta prendendo piede anche qua in Italia. Quindi insomma è stato Slow Food a esportare, però poi i francesi ci mettono lo zampino. Francesi. Lala in questo caso. Sì, loro anche sono i nostri cugini con cui noi facciamo parecchie lotte, soprattutto nel campo del vino. Esatto. E attraverso questa app è possibile acquistare i prodotti dei produttori biologici della Valdera e una volta a settimana, come in un gas, come in un gruppo di acquisto solidale, si possono ritirare. Le persone possono andare in questo caso presso l'ufficio turistico di Pontedera. Quindi lì al 7 luoce per esatto, intendersi, insomma. Sì. In via Reginaldo Giuliani 82. Tutti i mercoledì. Reginaldo Giuliani a Firenze, qui via Reinaldo Piaggio. Reinaldo Piaggio, scusate. Sì, Reginaldo Giuliani. Ci abitavo io da ragazza. Esatto. Quindi lì è possibile ritirare poi una volta a settimana, in questo caso il mercoledì pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30, i prodotti che le persone acquistano tramite l'app. Quindi le acquista online. Si acquistano online, questi comodamente da casa. Questi contadini tecnologizzati, eh? Sì, sì. Ora diciamo che l'app è un modo moderno, pratico. Un modo moderno per arrivare in località che sono distanti da noi. Beh, i tempi andati dove ci si arrampicava e si rubava le pere al contadino. No, sì, no, ora, no, no, vabbè, no. No.
anche perché è molto difficile trovare le pere. L'altro giorno sono stata da un a Chianni, da un produttore che sta recuperando moltissime piante. Mi diceva che a Chianni c'erano più di 300 piante di pero, che purtroppo poi sono andate un po' perse, perché lo sappiamo che l'età media del contadino oggi in Italia è 63 anni, quindi c'è perfetto, tanto da fare per portare i giovani verso l'agricoltura. Perfetto per la Fornero. Infatti. Comunque, per tornare a questi prodotti, qui abbiamo l'azienda L'Avvenire di Casanova di Terricciola, che produce formaggi, ha le sue mucche, che, a cui dà da mangiare con il foraggio dei propri campi, quindi è tutto in azienda. Il latte di pecora lo prende da aziende vicine, qui della Valdera, e qui ho portato due tipi di pecorino, un pecorino più fresco fatto con il latte di gennaio e che quindi ha solo 2 mesi, e poi un pecorino invece che è stagionato 18 mesi. Ora, non avendoci i baccelli, perché siamo indietro con gli ortaggi, purtroppo continuiamo a mangiare noi che ci approvvigioniamo dai contadini, non nella grande distribuzione, perché nella grande distribuzione c'è tutto. Da sempre, ecco. Quindi sono viziato a quel perfetto, punto di vista. Allora è perfetto. In questo momento ancora abbiamo tutti gli ortaggi dell'inverno, quindi ancora abbiamo i cavolfiori, i cardi, i broccoli. Stiamo aspettando invece i baccelli, che arriveranno fra una quindicina di giorni, e così anche le zucchine e poi tutti gli ortaggi estivi colorati, che ovviamente papaya, avocado, quelli no. I kiwi li abbiamo qui, effettivamente, sì. No, sono stati importati, sì, una ventina d'anni, anche 30 anni è fa, una pianta che è molto resistente, quindi ho accompagnato quindi questi due formaggi con due confetture, una di melone, quella che è vicina al formaggio più fresco, e l'altra melone zenzero, vicina al formaggio più stagionato. Anna, saranno stati abbastanza attenti? No, puoi fare così, cioè... Io direi di provare. Fai una domanda, se risponde esattamente su quello che hai detto, ok, possono ottenere. Io direi che comunque se lo meritano. Se lo meritano, comunque. Io direi di fare questo piccolo assaggio, sì, assolutamente. Magari la regia. Iniziamo noi a questo punto. Esatto. Ci allieti mentre i nostri ospiti buon si svolgono, naturalmente. Buon appetito. Uno per volta potete... Sì. Buon appetito, sì. Buon appetito. Per un mangiare assai speciale, uno sano e naturale. E io direi che ci guarda un po' torvo, povero Michele. Vai Michele, puoi approfittarne anche te, giusto prima di entrare in scena, prego, e te lo servo io. Benissimo. E per l'occasione, guarda che servizio incredibile, entri in scena raccontandoci la tua perla di oggi. Questo è un vassoio, io l'appoggio un attimo qua, poi dopo lo prendo, non me lo fregare, perché abbiamo la nostra postazione mobile che... Dietro. Ancora indietro. Lontani. Perfetto. Cosa ci racconti? Allora, stasera, visto che c'è la presenza del mio carissimo amico Leonardo, e lui sono anni che prova a corrompermi e a farmi allenare con lui, ma finora non c'è riuscito, prima o poi verrò, Leonardo. Anche perché poi sul fiume, insomma, non con la forza delle braccia, ma con la forza della lingua, ci sono stati tanti anni, perché insieme... Sì, ma la domanda sorge spontanea. Sì,
ci sono armi abbastanza. Ci sono delle barche un po' più robuste. Con queste facce ironia. Fine del recitativo, inizio del culturale. Sono un po' sovrappeso. Puoi il 15 salire su una. Sì, inizio di battito. Comunque, io e l'amico Mario Mannucci siamo ormai le storiche guide del battello fluviale, iniziativa che si è interrotta per le note vicende sanitarie. Per 10 anni siamo stati lì, abbiamo portato migliaia di persone sul tratto di fiume che va da Ponte d'Era fino al porto fluviale della Rotta. È stata un'esperienza straordinaria. Qui siamo a Bocca d'Era. Perché l'era si chiama Era? Lo sapete? No. Era, era in greco e in latino. Chi era Era? La moglie di Giove. E quindi gli Etruschi hanno titolato questo fiume alla moglie di Giove. Vedete? Oh, anche l'Arno è un nome etrusco che significava, pare, lì non siamo tanto sicuri, significava il nome Arno dato a questo grande fiume. Era un, per dire fiume, ecco, gli Etruschi dicevano Arno, chiamavano Arno i fiumi. Infatti c'è laggiù in Croazia un altro fiume che si chiama Arno, anche lì c'erano andati gli Etruschi. E qui questo porto fluviale era importantissimo perché l'Era è l'ultimo affluente dell'Arno e quindi non c'erano più, dopo questo non c'erano più fiumi che potevano portare nelle zone agricole, come invece l'Era li portava nella Val d'Era, nella Valle dell'Era. E spero venga riattivata quanto prima. Dove spesso alla Rotta c'era un'accoglienza di cibi della Val d'Era e preparati. In occasione della Fiera dei Fischi Campanelle, scusate le spalle, ma siamo loro stanno mangiando. Abbiamo trovato un buon sistema per placare gli ospiti. Comunque la cosa che ti volevo raccontare stasera, Maurizio, a te e a tutti i nostri amici, è proprio la storia della navigazione interna, che sembra una storia che è quasi fiabesca, ma i fiumi erano vie di comunicazione straordinarie, lo sono stati per secoli, per tantissimi secoli. Quindi il nostro Arno, ma non solo l'Arno, ma insomma noi parliamo dell'Arno perché abbiamo quello, è stata una via di comunicazione straordinaria. Lì sono passate qualsiasi tipo di merci. E noi magari facciamo finta di nulla, ma Ponte d'Era è una città di fiumi, cioè, siamo circondati, l'Era e l'Arno, e da una parte uno scolmatore, anche se è un canale artificiale, la cinge per tre lati. Quindi insomma siamo una città di fiume, poi si fa finta di scordarcene, ma il fiume è sempre stata la nostra storia e nel nostro nome. Senza un fiume non ci sarebbe stato il ponte, non ci sarebbe stata la città. Quindi ecco, la navigazione per noi ha rappresentato un importantissimo punto. Questa la faccio brevissima, è una situazione che è durata per secoli, e qual è il momento in cui ha sofferto maggiormente? Con l'arrivo della ferrovia. La ferrovia a metà dell'Ottocento rivoluziona, arriva questo mezzo modernissimo e quindi la navigazione perde di importanza. Viene un po' a mente la canzone Buffalo Bill di Gregorio. Esatto, la locomotiva alla strada ferrata, il bufalo può scartare di lato. E questo però non è sempre stato vero, perché all'inizio del Novecento a Ponte d'Era soprattutto c'è un risveglio. Nasce quasi, io l'ho chiamato in alcun articolo scritto, un partito delle acque. Cioè si vuole riscoprire la navigazione interna, si vuole tornare a valorizzare il fiume. E ci sono tutta una serie di azioni, sono lunghissime. Le più interessanti sono due. Un progetto di Giovanni Bellincione, figlio del noto Luigi, architetto, eccetera, che progettò un canale navigabile tra lo scalo ferroviario di Ponte d'Era e Fornacette, quindi doveva collegare lo scalo ferroviario, Fornacette, l'emissario e quindi Livorno, e quindi fece questo progetto straordinario per i tempi, ma che poi qualcuno ha riproposto in altra veste utilizzando lo scromatore, ma lasciamo perdere. E un'altra impresa che vide sempre protagonista è Bellincione, insieme a Salvatore Orlando, che era proprietario dei cantieri Orlando di Livorno, e Giulio Picchiotti, che era proprietario dei cantieri al limite sull'Arno, che è stata una grandissima scuola dove sono formati maestri d'ascia, anche quella sarebbe... Forse molti non lo sanno, ma i cantieri pisani, alcuni via Regina nascono da limite sull'Arno, esatto, pensa, no? Esatto, e in questa storia c'è di mezzo un'altra famiglia ponzerese, che sono i Pasquinucci, ma insomma questa è un'altra puntata.
Quindi il Bellincione, insieme a questi altri due personaggi che erano molto interessati, perché avevano dei cantieri, quindi se fosse ripresa la navigazione per loro sarebbero stati affari, cosa fanno? Fanno una cosa abbastanza coraggiosa. Per dimostrare che l'Arno è ancora navigabile, utilizzano una imbarcazione che battezzano Raspamota, che è insomma, un po' quello. Raspamota. 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 Da Ponte dei Resi. Da Ponte dei Resi, esatto. In maniera molto goliardica, imitando un genio, Filippo Brunelleschi, che aveva fatto un'imbarcazione, aveva chiamato Badalone, che a Firenze era un personaggio abbastanza così particolare, che ha provato nel 1421 a fare un'imbarcazione per trasportare marmi per Santa Maria del Fiore, ma l'imbarcazione che era avveniristica e che aveva ottenuto il primo brevetto della storia mondiale, che il governo di Firenze gli dette brevetto, Brunelleschi pretese di brevettare questa invenzione, dice no, questa è mia, voi dovete tutelarmi, quindi si parla del primo brevetto della storia del mondo. Egoista, invece di darlo all'umanità. No, ma siamo in questi Brunelleschi termini. Era avanti anche in quello, perché aveva già visto il business. Purtroppo si arenò al primo viaggio. Comunque con questo Raspamota partirono da Firenze e arrivarono alla Foce. Il Raspamota era un'imbarcazione con le eliche, in piccolissimo, mi immaginate quello del Mississippi, cioè una cosa molto piccola. A vapore, quindi? Faceva 12 km all'ora, quindi insomma, non ci stava abbastanza. Beh. E ci mise da Firenze a Pozzera 5 ore e 15 minuti. Siamo nel 1908, c'è un convegno a Pontedera ancora sulle acque, però siamo già fuori tempo massimo, perché poi di lì a poco arriverà un'altra invenzione, cioè è già arrivata, ma il trasporto su gomma, l'auto e tutto quello che sarà... Il Model T. Sarà già un'altra rivoluzione, quindi insomma siamo già in un altro secolo. E qui Pontedera comunque ha avuto qualcosa da dire. Sì, molto, molto. Grazie Michele, grazie con queste pillole. E io direi che probabilmente queste pillole di storia hanno messo un po' sete, può darsi che abbia messo un po' sete, quindi... Bisogna lasciare la parola a chi lo sa fare. Bisogna lasciare ogni speranza a voi che non bevete. Lasciamo anche la postazione. Il benvenuto a Stefano Connelli, che in accoppiata con Anna Moravito ci parla di questa iniziativa. Benvenuto Stefano, aspetta che ti sanificano il microfono. Ci parlerai ovviamente di vini, perché te puoi fare sì o no per il momento, ecco, adesso puoi anche interagire, perché ci parlerai di vini. Non so se vi parlerò di vini, io sono produttore di vino, però non sono qui per fare la pubblicità ai miei vini, che sono infatti straordinari. Degli altri, non dei suoi. Cioè, sì. Senza... No, vorrei parlare del progetto del Biodistretto, ma alcune cose le ha già dette Anna, le ha dette anche molto bene, con il Biodistretto Valdera insieme al... A Slow Food Valdera siamo dalla stessa parte della barricata, sì. Non diciamo, della barrique, della barrique direi. Della barrique, diciamo, nella barrique c'è il vino buono. Diciamo siamo dalla stessa parte della barricata rispetto, diciamo, a un mondo che tende più alla globalizzazione, all'industrializzazione, specialmente del mercato agroalimentare, rispetto alle piccole produzioni di qualità. Ma perché, come in tutte le cose, perché non si prende sempre comunque il meglio? Perché non si prende... Cioè, la globalizzazione è così imprescindibile con la qualità del cibo? Detto così sembra... Beh, certo, ma siamo proprio sicuri. Allora, il discorso è che la qualità del cibo... Buon appetito, Nardo, Dovrebbe... dovrebbe essere accessibile a tutti, no? Cioè il cibo buono, inteso come salutare e anche giusto, secondo la filosofia Slow Food, vale a dire non hegeliana, non è una cosa trascurabile, perché fare un cibo giusto significa anche corrispondere il giusto denaro a chi lavora, a chi lo produce, ma anche ai lavoratori della filiera agricola. Quindi, scusa se ti interrompo, è questo leitmotiv che globalizzazione vuol dire acquisto a basso costo per forza, insomma, o si può prescindere da questa dicotomia? Io credo di no, credo di no, perché globalizzazione o diciamo industrializzazione prevede le produzioni su larga scala. Produrre su larga scala vuol dire abbattere i costi. Ora, il discorso non è che siamo contro la globalizzazione a prescindere,
L'importante è che ci sia una consapevolezza tra chi consuma. Se si è consapevoli che acquistando un determinato prodotto si alimenta quella filiera agroalimentare mondiale, si parlava dell'olio di palma, se uno sa che acquistando un prodotto che contiene olio di palma si contribuisce alla deforestazione del Borneo e dell'Indonesia, rispetto a comprare invece un olio extravergine di oliva che sì, costerà di più, però io conosco il produttore, so chi lo produce, so come lo produce. No, e non si contribuisce alla deforestazione di Vico Pisano, ad esempio. Per esempio, quello che è stato deforestato, diciamo, Vico Pisano ormai è deforestato, per ma altri motivi. Peggiorare non si può peggiorare. Quindi sì, è una scelta, deve essere una scelta consapevole che passa. Esatto, come dicono, la Sorbonne, se mangi merda, come dire, la Sorbonne, almeno lo sai, l'importante lo sappia. L'importante deve essere una scelta consapevole. Il problema della globalizzazione, che anche vive un po' della pubblicità, della mercatizzazione, di quello che appare, no, alla televisione, nei commercial, uno si fa l'idea che quello è il prodotto, no? Che il prodotto debba essere quello lì, non si pone il problema di come viene fatto quel prodotto. A questo proposito, però, negli ultimi, diciamo, 20 anni c'è, o perlomeno sembra che ci sia, una molta tendenza, una grande attenzione perlomeno a mangiare meglio, mangiare più consapevoli, o è solo anche lì? C'è una parte di accresciuta consapevolezza e c'è una parte ovviamente di, se vuoi, più sfruttamento commerciale, no? Il greenwashing, quindi anche le grandi aziende ti propongono comunque il marchio verde, il marchio sostenibile, con tutto quello che vuol dire. E spesso sono supercazzole. Sono tutti sostenibili. E spesso sono supercazzole. Sempre spesso per parlare come dalla Sorbonne. Spesso sì. Quello che noi vogliamo fare con il biodistretto Valdera, non siamo il primo biodistretto, già il biodistretto più antico in Italia è il distretto del Cilento, che è nato già credo una ventina di anni fa. Comunque all'interno dei biodistretti è un'associazione, sì, però in realtà è una alleanza, noi la vogliamo chiamare alleanza, tra tutti gli attori del distretto della Valdera, tra chi produce, chi trasforma, chi distribuisce e chi quel prodotto lo acquista. Un'alleanza verso prodotti che si sa chi li produce, si sa come sono prodotti in maniera più sostenibile. Ora io, parlando, prima si parlava delle cose positive di quest'anno, tra le cose negative che però spero possano portare una lezione, si è capito che con la pandemia un territorio come la Valdera, che produce di tutto, produce dai seminativi alle leguminose, gli oli, i vini, i formaggi, vespe di straordinaria qualità, campioni, creativi, filosofi. Con la pandemia abbiamo capito che si faceva la fila al supermercato e al contempo gli agricoltori della Valdera non riuscivano a vendere i prodotti. È paradossale, no? Quindi io spero che dalla pandemia si capisca che effettivamente dalla globalizzazione si può ritornare alla rilocalizzazione, per tornare a costruire comunità economiche locali che siano davvero sostenibili e anche resilienti. Ecco, ma come li si... perché è vero, tutte queste sono non solo belle parole, sono belli intenti, e sfido chiunque a dire no, guarda, no, tra l'altro stanno passando le immagini di manifestazioni a Potera, insomma, vengono fatte abbastanza manifestazioni per sensibilizzare le persone, è quello a cui stavo arrivando, cioè come si sensibilizza la massaia che per non andare a fare la spesa alla coda, quindi al supermercato, a prendere metà del carrello, magari c'è junk food o roba simile. E quindi, no, una mano al portafoglio, una mano a... è un po' complesso, no? E poi anche un'attenzione, perché spesso nei GAS, Gruppo Acquisto Solidale, che tutto sommato conosco abbastanza bene, c'è proprio una parte del costo in più, in pratica, va per sostenere, cioè non è di per sé la qualità del prodotto, o solo la qualità del prodotto, che ovviamente sono di qualità, ma va proprio per sostenere un livello di vita sostenibile per altri attori, insomma, no? Cioè, è una questione di sensibilità, perché io sono disposto a pagare un euro in più
magari lo stesso prodotto, però so che questo facendo, senza retoriche, aiuta ad avere un mondo migliore, insomma. Come si fa? Sì, aiuta anche a dare lavoro magari ai nostri figli che vorrebbero trovare un lavoro, vanno all'azienda agricola, chiedono: non è che ci avresti da ospitarmi per la vendemmia? L'azienda agricola dice no, perché non vendo il vino. Lo stesso vale per tutte le altre aziende agricole. Poi tu mi dicevi da dove si comincia a sensibilizzare, si comincia dalla scuola. È inevitabile che adesso il primo passo per costruire una generazione migliore del futuro parta dalla scuola, dai bambini. Quindi insegnargli che il mondo è diverso da quello che si vede nelle pubblicità. Ma anche volendo il tornare... Il mulino bianco è, ecco, solo, è solo... È solo pubblicità. A TV. Ma anche noi adulti, adesso anche eventi come questo dove se ne parla, si può cominciare a capire che magari all'interno del distretto manufatturiero e tecnologico della Valdera, Pontedera, Ponsacco e dintorni, c'è proprio una disconnessione cognitiva da dove arriva il cibo. Prima questa connessione era forte, no? con la zona rurale, mentre invece adesso c'è una disconnessione completa, cioè si è delegato la grande distribuzione a occuparsi del mio sostentamento e loro sono ben lieti di farlo. Assolutamente. No, mi stavo dicendo alla regia che siamo a un'ora, ma se ancora nessuno inizia a suicidarsi, io vorrei che il nostro... Mangiate bene? Sì? Il caffè dopo, a fine trasmissione. Ci parli un po' di questo lungo racconto che hai appunto raccolto in un libro. Allora, in questo libro io, collegandomi a quello che dicevo prima, intanto ho parlato del STEP, che sarebbe servizio tecnico, esperienze e prove, che riguarda proprio quello che era l'ambiente vissuto da me a livello sperimentale. Nell'ambito del mio lavoro mi sono trovato a fare anche l'acrobata e qualcuno mi diceva: ma com'è possibile che la Piaggio avesse una squadra ufficiale che portava in giro per fare l'acrobazia? Allora, visto che c'era un po' di non conoscenza dell'argomento, e questo l'ho recepito prevalentemente al museo, dove io faccio appunto il consulente, e a quel momento lì mi sono deciso a scrivere questo libro, dove ho riportato come è nata la squadra acrobatica, cosa facevamo e fino a quando abbiamo smesso. I motivi erano semplici, era per far vedere la praticità di questo veicolo, quindi non doveva essere la bravura dell'individuo, ma la bravura del mezzo. Quindi eravate asserviti al mezzo. Sì, tu hai per esempio invitato Luperini. Luperini era uno di quelli che impennava, no? Gli piaceva impennare. Non cominciamo a parlare male dei colleghi, che poi... No, ma io lo sto parlando male, no, t'ho detto lui... Perché voi dovete sapere che all'interno di queste icone del mondo Piaggio, che ospitiamo ogni settimana, proprio perché appunto 75 anni, che hanno vissuto avventure senza retorica, straordinarie, insieme in giro per il mondo, la pattuglia acrobatica, insomma, c'è una amichevole... Facciamo bravi... amichevoli fanno a competizione straordinaria a distanza di anni, a distanza di sì, è vero, storia, vero? È vero, senz'altro. Però fa, è anche vero quello che ti stavo dicendo, cioè lui che amava fare l'impennata, gli fu detto subito: guarda, quando entrò nella squadra, te l'impennata non la devi fare. Perché? E ci spiegavi, e te lo dico io perché sono stato attento, quando presentasti questo libro, che i dirigenti Piaggio o Magnelli o Piaggio in persona dicevano: no, qui si fanno le acrobazie, ma si fanno per vedere
come regge la Vespa, quindi non si fanno manovre strane, prima perché non si deve far male, e poi perché non si insegna a fare bischierate, vero? Verissimo. Sono stato attento, vero, alla presentazione? No, è verissimo, è così, perché noi facevamo dei numeri strani, tipo guidare la Vespa seduti lì sopra, no? Indietro, o sdraiati qui, oppure ci si rigirava in questa posizione, si guidava col sedere, in poche parole. In 12 su 2 Vespe. E poi c'erano i famosi gruppi, no, siamo arrivati a 15 su 2 Vespe. Ah, questa è una notizia. Ti correggo, sì, dipende un po' da quando, perché noi facevamo dei sopralluoghi in base a quant'era lungo il percorso, e non sempre era uguale, quindi c'era più corto, più lungo. Quando il percorso era più lungo ci si poteva permettere di salire anche in 15, perché si faceva questo mentre il veicolo andava, no? Che si montava su. Lungo il percorso, ma se c'entrate in 3, voglia che è lungo un chilometro, non è che ci sta in 2, vabbè, per 100 metri ci si sta in 3, è un chilometro, per 10 ci si sta in 30, non funziona così, cioè quella no. Non è che si allungava la Vespa. No, si allungava. Funzionava così che il veicolo partiva con tre persone sopra magari, mano a mano salivano gli altri. Ah, ok. Quindi, potevi arrivare fino a 12 come fino a 15. Insomma, 15 era già un bel numero, eh? Ed avevano molto effetto, ma questo era tutto per dimostrare la Napoli, praticità della Vespa. 4 soli in Vespa, chissà come morivano di invidia. Cioè in Napoli, a Bombay, no? Che a volte magari vedi in 5, chissà come morivano da... Capitomboli, l'ho già chiesto, sia ai tuoi Capitomboli, comodi... Capitomboli, tesoro, prevalentemente... No, il discorso è, in gara era difficile succedesse qualcosa, era più che altro in allenamento, perché era un allenamento continuo, cioè giorno sì, giorno no, eravamo sulla pista a fare le prove. E all'inizio più che altro è stata dura, perché c'erano degli esercizi che erano un po' maledetti, tipo dalla sella si metteva sulle gambe, si saliva qui sopra e poi si lasciava andare le braccia, no? Perché si faceva in formazione. Non te lo chiedo. Allora erano già andati in ospedale 3 persone, perché andando giù, ovviamente andava sempre sulla destra il motore, e la leva del freno davanti si ficcava regolarmente nel polpaccio. È molto palpe, ci ha fatto un film Tarantino, o forse lo sta facendo. Sì. Mi sa di sì. Allora io cosa feci? Presi del feltro. Vespa pulp. Presi del feltro, mi feci una bella fasciatura sotto la tuta e cominciai a cadere una volta, due volte, tre volte, fino a che riuscii a capire perché non riuscivo a star sopra. Perché ti viene spontaneo, quando ti senti cadere, di buttarti dalla parte opposta. Invece no, dovevo assecondare, no, la caduta per riprenderla. E questo era il segreto. Ma l'ho capito dopo 300 volte che ero battuto per terra. Quando arrivai alla sera, io avevo la tuta tutta strappata, levai i feltri, avevo un affare qua nero, avevo tutto un polpaccio nero che non ve lo sto a dire, che mi ha sentito per qualche giorno, però all'ospedale non c'era andato, insomma, ecco, questo. Il terzo segreto di Vespa, questo, terzo, un altro. E invece capitomboli nell'Arno? Tanti, immagino. Allora, capitomboli nell'Arno può capitare sicuramente, diciamo che come ci ha appena detto, cioè, provare e riprovare può capitare di inciampare. È chiaro che si cerca sempre di non farlo succedere, ma può capitare. A volte una distrazione, molto spesso gli atleti, i ragazzini, quando si sentono sicuri sbagliano per distrazione. Però, ecco, viene il panico, i ragazzini all'inizio... No, anche perché no. Poi alla fine siamo in un ambiente naturale, cioè l'acqua è un ambiente naturale. Quando capiscono che comunque sia, siamo in un fiume, ma è sempre acqua, si galleggia come
si galleggia in una piscina, si galleggia al mare, non c'è nessun problema. Zero, zero poi problemi. Senza contare che comunque sia la barca che utilizziamo non è che se si capovolge affonda, la barca galleggia e quindi è un punto d'appoggio per il primo momento in cui magari l'allenatore ti guarda e si avvicina, quindi non c'è nessun rischio e nessuna problematica. No, in assoluta sicurezza, senz'altro. La domanda, la curiosità era proprio se magari ai primi allenamenti qualcuno finiva in acqua. Sono caduto in acqua diverse volte. La prima caduta me la ricordo ancora perché chiaramente il mio essere esuberante era anche all'inizio quindi ho voluto bruciare le tappe, perché comunque sia l'approccio ad arrivare alla barca da gara passa attraverso diverse tipologie di barca, una barca un po' più semplice che è più larga, un po' più stondata, poi c'è una barca sempre larga ma con una carena un po' più a V, un po' più slanciata. E poi dopo c'è la barca, quella da gara. Io ero ancora nella prima barca, quella proprio da principianti, e volli subito provare la barca da gara. Il mio allenatore me la fece provare già ridacchiando sotto i baffi, che diceva tanto alla fine casca. Feci il primo pezzo, girai e già mi sentivo insomma bravo, perché ho detto ce l'ho fatta. Nel girare distolsi l'attenzione sul mezzo, sulla barca, guardai a riva e cascai in acqua. Classico. Quindi, Senti, ci vuoi riepilogare velocemente, prima dell'ultima domanda e poi se lo saluti, il tuo percorso sportivo dal punto di vista del palmarès? Medaglie? Sì. Esatto. Allora, il mio percorso sportivo parte dalla canottiera di Pontedera, dove ho mosso le mie prime remate. Con la canottiera di Pontedera ho iniziato a vincere il mio primo titolo italiano giovanile nei giochi della gioventù nel 1987. Dopodiché ho iniziato a guardare più in alto e ho vinto il mio primo titolo italiano nel 1990. E poi sono diventato, mano a mano che passano gli anni, diventavo più grande anch'io e ho partecipato alla mia prima gara internazionale nel 1991 con la nazionale juniores. Abbiamo fatto il primo raduno, diciamo, con la nazionale, e dopodiché siamo andati a fare la prima internazionale europea con l'8 che ho vinto. Dopodiché ho iniziato la vera e propria carriera internazionale vincendo il mio primo titolo mondiale nel 1994, preceduto nell'anno prima... Sul singolo? No, nel 1994 ero sul due senza. L'anno prima invece ho gareggiato nell'8 prendendo la prima medaglia di bronzo e poi niente, ho vinto 6 titoli mondiali, 4 medaglie d'argento, una medaglia di bronzo, 4 coppe del mondo, 37 titoli italiani, 3 olimpiadi di cui una ho vinto la medaglia d'argento, che è stata l'olimpiade australiana di Sydney. Insomma, applauso. Bravo, così, e 3 olimpiadi, nel senso 3 partecipazioni alle olimpiadi. 3 partecipazioni alle olimpiadi, dove? Atlanta, Sydney e Atene. Con la medaglia d'argento. Con la medaglia Coppa, d'argento a Sydney. Scusate se è poco. Bravissimo. Bravissimo. Grazie mille. Soprattutto questa spinta sta continuando, perché a Pontedera io so che anche recentemente, insomma, è un bel cuscino, diciamo, di campioni. La mia esperienza ora la sto riportando all'interno della canottiera di Pontedera, non solo come allenatore ma anche come dirigente, perché come ti ho detto prima, le società non possono basarsi solo su un bravo allenatore. Occorre anche un bravo dirigente che sappia guardare avanti, sappia guardare in un'ottica un po' più grande, dove poter coinvolgere più ragazzi. Perché io quando ho fatto tutte queste esperienze internazionali, mondiali, ho visto un po' come il canottaggio viene praticato a livello mondiale. Ci sono nazioni in cui il canottaggio è il primo sport nazionale e ho visto come
Loro fanno praticare lo sport anche a livello scolastico, e io sto cercando di riportare a Pontedera quello che ho visto in giro per il mondo. Naturalmente io... stiamo parlando di Australia, Australia, Inghilterra, comunque le nazioni anglosassoni dove il canottaggio è... Nuova Zelanda, sì. Sì, è diciamo uno sport nazionale al fianco del calcio, al fianco di altri sport che sono più blasonati. E, come diceva Michele, Pontedera è una città acquatica dove ci sono... diversi fiumi che circondano la città e dove c'è una società sana, viva, che sta crescendo. E in questo periodo anche a livello toscano, a livello europeo, si stanno vogliono riqualificare le vie fluviali. Si sta parlando della pista ciclabile che unisce Firenze alla foce del fiume. Esatto. La canottiera di Pontedera vuole essere un tassello di questo mosaico che piano piano sta prendendo forma. Noi sono anni che stiamo cercando di riavvicinare il cittadino al fiume, ci stiamo riuscendo con tante piccole iniziative. Una fra tante è il nuovo scalo che abbiamo costruito, la pulizia che facciamo giornalmente del fiume per far avvicinare le persone. Michele ha parlato prima di tanti punti in cui l'Arno e il fiume Era sono stati dei passaggi per Pontedera. Poi c'è stato il 1960, l'alluvione, che purtroppo ha impresso nel cittadino pontederese la paura del fiume, il fiume che ha fatto paura e tutt'oggi fa paura, però abbiamo l'esperienza, abbiamo delle amministrazioni che vedono lungo, riescono a cercare di prevenire certe cose. Ormai bisogna avere rispetto di quello che è il fiume, perché è una forza della natura, l'abbiamo vissuto su di noi, però solamente vivendolo tutti i giorni, tastandolo con mano, possiamo capire qual è la sua potenza e capire quando è il momento di allontanarsi, capire quando è il momento di avvicinarsi. Quindi questo secondo me è la cosa più importante, oltre allo sport, oltre a potersi godere un momento sulla riva dell'Arno che magari è più pulita, riesce a creare un angolo dove poter, in questo momento che è ancora più apprezzato, trovare un momento in cui ci si può avvicinare e magari guardare con serenità dei giovani canottieri che fanno allenamento e che quindi rendono ancora più bello questo paesaggio. Anche uno spettacolo piacevole da vedere, tutto sommato. Sì, no? Cioè... sì, sì. E io ripeto, riuscire a poterlo far vivere e provare a tutti, perché il canottaggio per anni è sempre stato lo sport per pochi. Invece io voglio che il canottaggio sia lo sport per tutti, fruibile da tutti e con molta semplicità. Abbiamo una società, che è la Canottieri Pontedera, che offre il servizio di poter uscire in barca, ha le attrezzature per farlo, ha le potenzialità per farlo e quindi perché non sfruttarlo? E quindi ci si deve... Poi è vero, non c'è nemmeno rischio, io sono un velista, non c'è nemmeno rischio del mal di mare, no, siamo no, sul fiume, assolutamente. No? Quindi, se proprio... E poi no, mi voglio anche no, sei sul fiume. Riunire a quello che è stato il leitmotiv di stasera, cioè questa economia circolare. La Valdera ha un'eccellenza... che è la canottiera di Pontedera e non mi voglio... Cioè, è oggettivamente un'eccellenza. È un'eccellenza e quindi sfruttiamola per quello che è. In mezzo, cioè sfrutta un fiume che è vero che per anni è stato forse accusato, ma perché era anche vero che era inquinato, però ultimamente il fiume sta godendo negli ultimi anni, grazie anche a questa economia che guarda un po' più al rispetto della natura, sta vivendo un bel periodo. Il fiume si è ripulito, è migliore rispetto a tanti anni fa e sta andando ancora avanti sotto questa cosa. E quindi è bello vedere il cittadino che si riavvicina. Chiudo con un piccolo inciso. Il giorno di Pasquetta noi eravamo in acqua, avevamo, mi sembra, 18 barche in acqua, quindi non poche. Il momento più bello per me, da allenatore, e
da ex atleta. Quando avete mangiato le colombe al cioccolato? No, no, no. No, è girarmi e vedere che su la spalletta del fiume, in cima al nostro scalo, c'erano 25-30 persone che avevano approfittato del momento, erano a fare una passeggiata, erano venute a vedere e si sono goduti questo bellissimo squarcio dell'Arno e dei canottieri che si stavano allenando. E quindi tutti a fare canottaggio, mangiando cibi locali, fatti localmente, ci si arriva naturalmente in Vespa, se c'è qualche problema si risolve con SOS artigiani della zona, SOS casa, e naturalmente per il percorso ci allietiamo con una canzone di Paco Pachito che ci sta già cantando prima che sì, no, visto i nostri ispettori si suicidano perché è passato un'ora e venti, cioè, quanti casi ci sono di suicidio, bugiare dalla finestra non viene scritto ancora, si leggerà domani sul giornale, 5 casi di suicidio ci suggerisce Michele, forse è arrivato il 6. Noi vi salutiamo per questa puntata che non è arrivata lunga, ma avevamo veramente le eccellenze. Un grazie a Leonardo Pettinari, Paco Pachito, corpo forte, sua compagna, Tommaso Gabbani, Michele Quirici, mi tocca urlare perché Paco Pachito è già partito, Ilio Lorenzetti e naturalmente Anna Volavito che ci ha già lasciato, mentre qui c'è il nostro Stefano Gonnelli. Grazie, arrivederci, al prossimo lunedì. Paco Pachito. Un corpo forte, un corpo sorridente, voglio avere un corpo sano veramente, un corpo per giocare, un corpo per amare, un sogno molto bello da realizzare. Un corpo forte, un corpo sorridente, voglio avere un corpo sano veramente, un corpo per giocare, un corpo per amare, un sogno molto bello da realizzare. Da cantare bene con voce disperata, un giorno le mani nelle mani, comanda ad ascoltare i suoni più lontani, il vento che sussurra è una bella giornata. Un corpo forte, un corpo sorridente, voglio avere un corpo sano veramente, un corpo per giocare, un corpo per amare, un sogno molto bello da realizzare. Tutti a ballare bene, un ritmo regolare, ci tiene tutti uniti e non ci fa stancare. Credevo fosse dura stare in mezzo alla gente, invece proprio no, è un sacco divertente. Un corpo forte, un corpo sorridente, voglio avere un corpo sano veramente, un corpo per giocare, un corpo per amare, un sogno molto bello da realizzare.